Affermarlo vorrebbe dire banalizzare le loro morti. Oggi li ricordiamo tutti, lasciando da parte per un giorno le polemiche, e li ricordiamo assieme alle vittime delle altre missioni, Somalia, Ruanda, Kosovo, Bosnia. Li ricordiamo tutti e siamo a loro molto grati. Grazie Presidente. Grazie deputata Locatelli. Allora adesso chiede a nome del governo chiede di intervenire il sottosegretario Iva Scalfarotto. Prego. Se facciamo come abbiamo fatto. Grazie Presidente. Volevo soltanto naturalmente aggiungere la mia voce e la voce dei colleghi di tutti i gruppi parlamentari per esprimere la più profonda commozione e la deferenza del Governo della Repubblica Italiana nei confronti della memoria di quei nostri concittadini che hanno perso la vita nello sforzo fatto in tante aree del mondo con il nome e la bandiera del nostro Paese sulle loro uniformi, con il passaporto della nostra Repubblica nelle tasche, ma anche come testimoni della nostra civiltà e della nostra cultura, italiani che sono caduti nello sforzo di portare la pace in zone dove la guerra e il terrorismo privano le popolazioni locali della libertà e anche del bene supremo della vita. Io voglio a nome del governo appunto ricordare tutti i militari e i civili che sono caduti e anche portare il nostro sentimento, il nostro pensiero più commosso nei confronti delle loro famiglie, dei genitori, dei coniugi, dei compagni e delle compagne di vita, dei figli, degli amici, di quelle persone che li hanno amati tutti i giorni della loro vita e che sentono ogni giorno la loro assenza, non soltanto nel giorno della celebrazione. L'Italia lo ha già fatto una collega del Movimento 5 Stelle, ha nella sua Costituzione delle parole bellissime che nella solennità di quest'Aula vale la pena ricordare. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione per delle controversie internazionali. Ebbene, questo Paese che si è dato queste parole così importanti resta impegnato insieme a tutta la comunità internazionale perché la pace e la cooperazione abbiano la meglio sulla guerra, sul terrore, sulla morte. E tutto questo è possibile appunto grazie agli italiani e a quegli italiani che con la loro dedizione e la loro professionalità tengono alto il nome del nostro Paese nel mondo. E in questa circostanza, e con questo chiudo, signora Presidente, voglio anche rivolgere il pensiero del Governo, ma credo anche di poter interpretare quello dell'Aula, nei confronti di quegli ostaggi italiani, di quei cooperanti italiani che sono lontani dalle loro famiglie e per i quali ovviamente prosegue indefesso il lavoro del governo affinché possano tornare quanto prima a riabbracciare i loro cari e tutti noi. Grazie. Grazie, sottosegretario Scalfarotto. E adesso riprendiamo con i nostri lavori. Riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge numero 2093A, disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il... Va bene, comunque ci siamo capiti. Avverto che sono state ritirate dai presentatori le seguenti proposte emendative, Segoni 17.1, 18.1, 21.3, 21.02 e 21.04. Mannino 19 bis 4 e 21 4. Dobbiamo passare all'esame dell'articolo 17 e degli emendamenti ad esso riferiti. Se nessuno chiede di intervenire, invito i relatori e il rappresentante del governo a esprimere il parere. Prego. Allora, il 17.1 ritirato, mi ha detto, giusto? Sì. 17.2 parere contrario, 17.3 parere contrario, 17.4 parere contrario. La ringrazio. Mannino. Parere favorevole a tutti e tre gli emendamenti.